Con il mio amico e oggi ho sentito parlare del tengue tengue. Ma che? Perché hai scritto tengue tengue? E poi si scrive senza H. Lo so. Boh, si chiama così perché forse l'inglese, boh. Ma vabbè. Comunque noi ci dobbiamo creare una casa resistente. Io combatterò. Per combattere tante tengo dobbiamo prendere il caos. Perché io prendo questa spada qua. Tu che cosa prendi? Io il mio blaster. Dai, scherzavo perché Tata Speakerman tiene il blaster. Però ma che c'entra? Questa prendo. Bella affilata. Ciao Nightmare! Aspetta, ho salutato un attimo Nightmare. Edgar, ma che fai? Ah, ok. Con le mie sciarpe sarebbe lascia. Aspetta. Ragazzi, lo sapete che Tengue combatte soltanto di notte? Perché adesso si sta avvicinando la notte, soltanto quando arriva notte non si viene Tengue. Aspetta, sono le 6 di pomeriggio, sono le 7 di mattina. Aspetta, vabbè. Ah no, le 7 di mattina. Non avevo letto AM, l'antimeridiano, Però non mi piace che a te, non mi piace che a te ti riconoscono e a me no. Adesso mi metto un altro account. No, ma non fare niente, non fare niente, perché tu devi scrivere in chat, capito? Tu devi scrivere tipo in chat, ma io ti ho conosciuto in verità. Ma Ho io ti ho capito. conosciuto. Tu mi hai conosciuto. Sì. Vabbè, per ora organizziamoci perché dobbiamo andare a creare la casa. Prima che il Sì. Tengue Tengue viene. Ragazzi, lo sapete? Tenga, tenga, su Roblox, balla su Roblox, balla così. Balla. Ah, perché? Perché dopo un minuto e lo continua ancora, diventi fermo e fai solo quel balletto per sempre. Non mi sì, ma ti ricordi cosa devi fare per sbloccarmi? Così. Ah sì, giusto. Vai a casa 11. Ma createla resistente. Metto la casa più quella resistentissima. Io nel caso mi metto l'over, come si chiama, come si... il coso alla velocità 45. Metto questa. Bene, una fabbrica. Ma qua c'è un passaggio segreto. Lo so. Aspetta, era tipo qui. Aspetta, apri. Scopa. Scopa. Ecco, qua andremo. Qua dormiremo, qui sotto, al sicuro. Aspetta, io preparo un attimo i letti.
Metti il tuo letto. Ma che cazzo? Allora ci sono i soldi. No, sono stato disconnesso. Un attimo, rego, un attimo. Ebbene sì. Comunque abbiamo deciso i posti. Oh no, si sta facendo notte. E nei paraggi ci potrebbe essere il Tang e Tang. Ok, ma dimmi quando c'è il Tang e Tang. Ma noi è pomeriggio. Ma che nightmare. Che? Boh, ma io non so se procedere con il drone. Boh, sarebbe un'ottima idea. Ok, mettiamo gli hot dog prima di tutto, perché sennò come mangiamo? No, prima di tutto dobbiamo mettere una cosa. Cosa? Questa qui, prima di tutto, Amamet Kist. Seconda, Amamet Kist. Aspetta. Vedi cosa ho messo? Vedi qua? Aspetta. È un'altra cosa. Dopo tanti anni ce l'ho fatta. È un'altra cosa ancora. Forse. O forse no. È questo la tua. Ma che cazzo. No, per il drone c'era la pubblicità. La pubblicità, ma qui fanno il drone. Vediamo se funziona. Vedi qua, mettili qui. Ah, ah. Si vedi.
funziona. Ah! Io ti... ho pure visto. Hai fatto male. Sì. Ok. Che cosa? Oddio, il suono di Tang Tang. Ho sentito il Tang Tang. No, lo devo dire subito. Non ci crede il Tang Tang. Ho sentito il rumore del Tang Tang. No, ho sentito il rumore di Tang Tang. No, cioè, faceva tipo Tang Tang Tang. Come? Oh, e mo? Entriamo subito in casa. Forse hai ragione. Ma noi non ci interessa giocare. Ci serve. Devo fare il video. Ma noi dobbiamo andare a dormire. Ma non possiamo. Anzi, non possiamo, non possiamo. Che? Allora che le abbiamo messo a fare i letti? Vabbè, dormiamo. Aspetta, dammi il conchiglino. Gabri, controlla le telecamere se c'è qualche tank. Se c'è il tenghe tenghe. Comunque ho tagliato perché c'era il tenghe tenghe. Mamma mia, è bruttissimo. Ma se volete ve lo faccio vedere dopo. Appunto. No, si sente. Devo scappare, devo scappare. Metto il massimo. Non so se stiamo facendo il giro tondo, ma vabbè. Rimasto pneumatizzato anche lui. Raga, sto ballando. Non sono stato ipnotizzato, sto ballando. Ma vedi che è la musica del Tang Tang. Basta, io posso dire solo una cosa. È tempo di sconfiggerlo.
Va bene. Allora. No, lo dobbiamo spaccare. Il Tang e Tang. No, Gabri sta iniziando a cantare il Tang e Tang. Bene, signori. Ora è il momento di sconfiggerlo. E lo so. Ora prendo una spada. Eccole. Ah! Eia! No, non lo riesco a sconfiggere. Allora, posso fare solo una cosa. Andare a sconfiggerlo con i miei superpoteri. Lo so, questa cosa è pazza, però noi ce la dobbiamo fare. Possiamo andare solo in aeroporto. Ma però prima dovremo salvare Gabri. Ebbene sì, signori. Però non lo trovo. Va bene, vado un attimo in aeroporto e poi lo salvo. No, non posso farlo. Lui è rimasto ipnotizzato. Dal Tang e Tang, forse. Però mo non so dove è andato il Tang e Tang. Ma chi è quel tizio? Secondo me mi... Ah, Gabri, ma come sei diventato? Io sono... Come sono venuto? Sì. Io sono riuscito a... Io sono... A ripre... Sono riuscito a prendermi con la mia forza. E mi sono svegliato dei poteri. Guarda. Ok. Ora il Tang e Tang non ci deve scappare. Sì, e andiamo a sconfiggere il Tang e Tang. Sì. Bravo. Andiamo a combattere il Tang e Tang. Bene, andiamo in città! Vabbè,
bene. Ecco, quella è la casa arancione con il tetto nero che stavo intendendo. Sì, aspetta che soffoco. Quella è la casa di cui stavo parlando, Gabri. Tenghe, tenghe. Dove sei? Sì, mozzo. Si soffocava. Aspetta, ma secondo me lo sentite il tenghe tenghe? È inutile. No, sta da qualche parte, boh. Ma... il tenghe tenghe è qui. Fra 3, 2, 1, l'attacchiamo. 3, 2... l'attacchiamo, 3, 2, io devo andarmene, do tutta la mia forza. Sì, ma comunque lo sente dentro quella casa. Comunque, 3, 2, 1, ah, ho rotto. Ok, e comunque bene, sì ragazzuoli, abbiamo sconfitto la casa arancione e io vi ricordo di lasciare un bel like e una bella iscrizione e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao.